Salve ragazzi, come va? Siete pronti per la battaglia decisiva contro Mr. Baker? L'altra volta ci ha battuti, però forse questa volta andrà meglio per noi. Andiamo avanti, capitolo 8 della nostra serie Resident Evil 7, la lotta contro il boss, Mr. Baker, e vai! Una via riuscita, dopo un violento scontro nel garage, Ethan riesce a raggiungere il salone d'ingresso, ma la porta è bloccata. Mi servirà molto più di una chiave, molto più di una chiave. Ma mi sa che questo l'abbiamo già superato e adesso dobbiamo superare forse una cosa che è troppo grande per noi. Chi lo saprà? Andiamo a vedere se oggi facciamo un passo avanti oppure restiamo di nuovo bloccati da Mr. Baker, perché è un osso duro Mr. Baker, eh? Caro mio. Eccolo qua, già qui è. Che simpatico che sei. Oh, ciao. Andiamo a vedere qua. Dov'è? Aspetta, aspetta, calmati un attimo, amore. Prendi un po' il respiro, che sei già vecchio. Minchia, non si ferma, eh. Non si ferma il signor Baker. Aspettiamo un attimo che voglio fare una. Aspetta, ah no, ecco, bravo, bravo, grazie, complimenti. Che bello che sei. Comincia male qua. E vai. Cazzo, che solo 11 pallottole qua. Ah, ecco che ci viene incontro il signorino. Ciao. Niente, ciao. Dove minchia se ne va? Niente. Ancora! Oh! Mi sta sul cazzo. Niente, cazzo. Bravo, bravo, carica te, carica. C'è bisogno di vivere troppa fretta, dai. E vai, carica, carica. Minchia che figlio di una buona. Non l'ho preso, ok. Ma guarda che figlio di una puttana che è questo. Ma guarda, oh. Dio poro. Basta, adesso mi ha rotto il. Non posso dirlo su YouTube, però. Il fatto sta, e non si può negare, che il signorino mi sta un po' sui coglioni. Cazzo, come hanno messo la difficoltà in alto qua. Carica sto fucile, no? Ma quanti colpi?
Bello. Via. Non lo vedo, dov'è? Eccolo là. Aspetta. Vai via, vai via. Vai, vai. Niente. Mi sta troppo sul cazzo, veramente io. Vediamo.
Ma guarda che bastardo che ho. È vero. La tua è più efficace. Complimenti. Ma perché non scappa via? Oh, non lo so, oh. Rimaniamo calmi che è meglio, va. Niente da fare, niente da fare, oh. Via, 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 scappa via. No, dove cazzo è là? Dov'è la motosega qua? E qua? No. Ah, eccola là. Va bene, va bene. Calma, il sangue è freddo. Niente. È troppo forte, non ce la faccio, eh. Non ce la faccio, ragazzi. Non ce la faccio. Che cazzo? Mamma.
Dai, prima o poi, no? Basta non arrendersi oggi. Anche veloce, eh? Sì, vecchino, vecchino di mamma. Il vecchino di mamma rompe i coglioni. Perché dovrei star fermo? Stai fermo tu. Vai. Carichiamo la pistola. Come cazzo ha fatto a prenderci? Ancora! Ciao. Che cazzo sei? Via via. Via via. Via via. Carica. Non ho parole, oh. Non ho parole.
Cazzo, sono ancora vivo. Cosa succede qua? Boh. Gamba, la tua gamba? Cosa è successo? Oh. La mia gamba? Ma. Sorriso, ragazzi, dai, che ce la faiamo, che ce la faremo. Questa deve essere la volta buona. Avanti. Dai, ragazzi, dai, per piacere. Avanti. Non riuscirai a cavartela. Dici. Ancora mi prendevo. Non reagisce tanto bene però il controller, no? Vai, vai. Oh ragazzi, alleluia, alleluia, è morto, oh. Minghia.
Non ci avrei più creduto. Cazzo. Resta morto lei. Addio, Mr. Baker. Tanti baci, un gran sorriso per il mio mostro lorino del cazzino. Ok, qua cosa abbiamo? Inga era una cosa incredibile, durissima da affrontare. Comunque dai, ce l'abbiamo fatta. Eureka, eureka. Grande Alonso, grande, vai, soluzione medica. Ci serve proprio questa adesso. E vai, usa. Minchia, mi sa che il problema mio era che quando l'avevo affondato non riuscivo a star fermo con la motosega. E adesso cosa dobbiamo fare? Apri la porta contro le teste di cane. Ok, la porta. Dobbiamo ritornare su. Andiamo qua. Ah, con la motosega, bene, bene. Bene, bene. Che battaglia, ragazzi. Minchia. Ok, non ci serve più la motosega. Andiamo. Cosa abbiamo? Fucile 0. 0 palottole. La pistola 4 palottole. Ok, qua siamo. Qua siamo ritornati indietro. Ok. Vediamo un po'. Dobbiamo aprire solamente la porta. Ok. Ok, ok. La porta. E vai su, Alonso, vai su. Grande. Perché si esce da qua. Ecco qua. Speriamo di non incontrare più alcun mostro, perché se no, ah no, perché se no saremo fritti di nuovo. Va bene, dai, si torna in su, fuori da queste catacombe là, no, catacombe, cantine, come diavolo puoi chiamarle sti luoghi qua. Ok. Fuori e cius e cius. Chi è che canta? Ah, la mammina. Aspetta, mammina, vengo subito. Aspetta, aspetta, stai calma lì che devo entrare un attimo solamente a vedere una cosa qua. Cos'è che ci potrebbe servire? Polvere da sparo, fluido chimico, perché dobbiamo fare. No, un'erba non c'è, no. Volevo fare più che altro un po' di soluzione medica. Però dai, intanto ci facciamo qualche palottola. Ok, qui sempre chiuso. Va bene, andiamo dalla nonna, dalla mammi, dalla nostra mammi. Cosa ci dici la nostra mammi? Mammi, sei cattiva o sei buona mammi? Dimmi mammi, allora? Dai che ti spingo un po'. Niente, devo lasciarti qua. Va bene, dai, ci vediamo dopo, amore mio, eh? Stai calma, riposati e... noi andiamo a inserire, aspetta, ce l'abbiamo la, quella qui, sì, va bene, va bene, va bene, aspetta, posso metterla qui, ma non so come si fa a metterla sul posto libero, comunque dai. Eccoci qua, fatto, ragazzi. Possiamo uscire? Ok. Ah, ecco qua che possiamo noi uscire, bene. Dove credi di andare? Ah, pensavo di andare a casa, ma
Se mi fai questa domanda qui, gioco, si vede che a casa ancora non possiamo andare. C'è l'altalena. Andiamo intanto a vedere qua se c'è qualche oggettino da... Ecco qua, qua c'è la moneta antica. Ho un oggettino per curarmi un po' la salute. Dov'è che potrei trovarlo? Va bene, va bene. Il nostro obiettivo nuovo è esplora il giardino, va bene? Esploriamo il giardino. Vediamo se abbiamo una mappa. No. Eccolo qua il giardino. Ok. Vecchia casa. Ok, dai, andiamo un po' di qua. No, di qua. Ok, siamo qua, va bene. Mi sa che ha piovuto, eh. Va bene che abbiamo visto prima che, no prima, ma nelle prime puntate che fuori pioveva a dirotto. Ed è ancora bagnato, ancora bagnato. Bene. Ok. Qui cosa abbiamo? Polvere da sparo. Polvere da sparo, polvere da sparo. Ok. Nella roulotte sicuro non ci vado a metterci dentro il naso. Ah, guarda, guarda. Cartucce per fucile. Ok. Carichiamo. Non si sa mai a cosa andiamo incontro. Qui cosa c'è? Si può rompere col coltello questa. No. Non si può, non si può. Qua cosa c'è? Un integratore. Cosa si può fare con l'integratore? Pillole che influenzano il sistema nervoso non possono essere usate da sole, devi prima trasformarle in medicina. Ok. Ok, ci serve però il fluido chimico, mi sa, per trasformarle in medicina. Qua c'è un bel trattorino piccolo piccolo monoposto marca Ferrari. Qui cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Torniamo da questa parte qua. Ok, qua cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Niente. Adesso prima di avvicinarci lì, no? Andiamo a vedere se c'è qualcosa quassù. Eccola là, l'erba grande. L'erba combinata con l'integratore, cosa ci fa fare? Niente, ma con la polvere da sparo neanche, niente, no. Ci serve il fluido chimico. Aspetta, non ne ho però, ok. Fluido chimico. Polvere da sparo. Quante polveri da sparo abbiamo? Due. Ok, polvere da sparo. Ok, che facciamo? Ci avviciniamo lì alla roulotte? Cosa ne dite, ragazzi? Andiamo. Mi sa che qua abbiamo esplorato tutto. Più o meno, más o menos, más o menos. Qui c'è un altro accesso con una testa di una bambola, di un manichino. Si dice così, no? Manichino. Aspetta, ma qua niente, qua niente, qua niente. Qui sotto neanche. Ecco qua. Fluido chimico bene, altro che neanche. Adesso combina con no. Con che? Con che? Con che? Con che? Con l'erba? Oppure, aspetta un attimo. L'unica possibilità di combinata qua. No, integratore, dai. Integratori. E cosa abbiamo fatto? Ah, psicostimolanti. Ok.
Allora, con l'integratore, insieme al fluido chimico, puoi fare costruire dei psicostimolanti. Invece con l'erba fai la medicina. E qua cosa c'è di bello? Ah, per fortuna un safe room. Un'altra pistola? Pistola rotta. Ok. Vediamo qua cosa possiamo. Dai, mettiamo dentro la monetina, che ancora non so cosa ci possa servire. Combiniamo queste intanto con le palotte. Ah no, non si può, no, non si può. Ok, dai, l'ho capita adesso. Qua c'è un mangiacassette per. Oh, guarda qua. Ci danno dei regali qua. Le monete forse ci vogliono. Aspetta mo, aspetta mo. Mettiamo dentro le monete che forse ci possono servire per queste gabine chiuse qua. Due. Ah, costano 5 monete. Questa costa 5 monete. Questa costa ancora 2. Nel frigo cosa abbiamo di buono, di bello? Ah, ecco qua, cosa c'è? Ah, no, con A lo chiudo solamente. Aspetta che leggiamo dopo. 9 monete servono qua. Una è già qui, a gratis. Altro? Non c'è. Telefono. Magari è di Zoe. Bello, bello. Un po' piccolo però, ma insomma, anche le tettine piccole possono essere belle. Ok. Una foto. Questa l'abbiamo già vista all'inizio. È troppo tardi per loro. Per chi? Per loro, nel senso, per la famiglia o per loro, nel senso. Nel senso della gente che hanno catturato per essere trasformata. E che paghiamo qua. Giusto, giusto per steroidi. Bene, steroidi. Questi possiamo combinarli con l'erba o no? Non mi ricordo. Steroidi. No, mi sa che ci serve sempre il fluido qua. Ok, niente, adesso leggiamo ancora questo. Mi sento sempre più strana. Presto diventerò come mamma e papà. La colpa è di lei. Forse dovrei fuggire. No, non posso. Se lei lo scoprisse, sarebbe la fine per me. Quella donna che hanno portato qui, Mia, sa qualcosa. Se solo avessi il serio, potrei curarmi. Devo scoprire di più. C'è qualcuno che sta male. Che deve curarsi, magari prima deve scoprire qualcosa e lo vuole fare, mi sa, se ho capito bene, tramite Mia, che sembra che tenga qualche segreto nascosto la Mia. Ragazzi, va bene, dai, a questo punto ci salutiamo, grazie per la visione, abbiamo battuto finalmente il signor Baker che mi stava così e dai. Adesso siamo qua. Grazie per essere stati con me, con noi. Ci vediamo presto per il prossimo episodio qui su questo canale Resident Evil 7. Il vostro Ralonzo vi saluta. Ciao, a presto. Baci.